Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti, se è la prima volta che sei su questo canale parliamo di profumi. Per me è difficilissimo, io vi giuro che per me è complicatissimo trovare profumi che sono indossabili soltanto da uomini o da donne. Ma mi sono impegnato, ci ho provato, questi sono i profumi più mascolini che ho nella mia collezione. Andiamo. Error. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati per i nuovi contenuti. Allora, questo è un video un po' particolare, un po' speciale, un po' per richiamare quello che è il video per sole donne. Questo è un video che vorrebbe essere per soli uomini, ma non ci riesce e poi capirete il perché. Una cosa è certa, io sono sempre più convinto che i profumi sono unisex, tutti quanti, dal design, tutti! E voglio prendere la palla al balzo, dato che la festa del papà o è tra pochissimo, questo video è registrato un pochino prima, ma comunque questi profumi potrebbero piacere molto al tuo papà, o a te che sei papà. Bene, ma ultima premessa e poi cominciamo. Questi sono 8 profumi mega mascolini, tutti di nicchia della mia collezione, ma uno non te lo faccio vedere oggi. Te lo farò vedere soltanto un po' annusare, perché poi lo vedremo bene con un simbolo, uno status simbolo di mascolinità italiana. Avete capito bene, i più furbi di voi ci saranno già arrivati. Andiamo. Tutti in ordine sparso, cominciamo con il primo. 21, Conduit Street di Jovois. Un profumo stupendo, con base iniziale, pompelmo, rabarbaro, con una lavanda potentissima e un fondo di vetiver legnoso da paura. È molto semplice spiegarlo per me. Prendete Terre d'Hermès, elevatelo all'ennesima potenza, con questo vetiver mascolino, il pompelmo che è presentissimo. Voi immaginate vetiver e pompelmo messi insieme, ma non un vetiver sporco, è molto pulito, elegante, raffinato, brillante. Un profumo sofisticato con questa nota di rabarbaro che crea questo accordo vetiver e pompelmo molto particolare, un collante dolciastro particolarissimo. Fantastico, da provare. Jovois, 21 Conduit Street. Andiamo avanti con L'Art de l'Alpe Suisse di Andy Tower. Questo è un altro profumo che ho fatto veramente fatica. Mentre 21 Conduit Street lo vedo molto bene, perché è un accordo molto mascolino. Il vetiver c'è, sì, e si sente forte. Qui il vetiver c'è, ma si sente poco. Ci sono queste note di abete, di pino, di note di aria fredda, fresca, gelida, lavanda, note verdi, no? Questo ragazzi è un capolavoro, è una ventata d'aria fresca, una bellissima durata, una lavanda mai sentita. Questo è veramente un campo sconfinato di lavanda su una montagna piena di neve. Fantastico. Bellissimo profumo di Andy Tower. Molto mascolino, sì, ma una donna lo potrebbe indossare senza problemi. Ecco perché faccio molta fatica. Quindi per me è unisex. Però, per l'emisfero, diciamo, profumi, è più indicato per un uomo. Diciamo così. L'Art de l'Alpe Suisse di Andy Tower. Andiamo avanti con Electimus Imperium. Questa boccetta potente, massiccia, che racchiude il profumo più simile ad un Creed Aventus sotto steroidi che io conosca. Se vi piace Creed Aventus e vi piace la dolcezza nei profumi, un pochino di dolcezza in più, beh, questo è il profumo che fa il caso vostro. Quindi è mascolino? No! Creed Aventus però lo mettono solo uomini. Creed Aventus for Hair è leggermente più agrumato, quasi uguale a Creed Aventus, quindi
Ecco perché ritorna un'altra volta la cosa che per me questo non è un profumo mascolino, però per gli standard della profumeria è un profumo teoricamente mascolino. Ci siamo capiti? Sto facendo un po' di confusione, lo so. Ma basta che mi capite. Insomma, da uomo sì, ma anche una donna lo può indossare. Creed Aventus, più dolce, più aromatico e dura più a lungo. Dura tante ore questo profumo ed è buonissimo, di una qualità incredibile. Il sentore di ananas prepotente dell'allil metilglicolate, che sicuramente è presente dentro questo profumo, è una molecola che riproduce l'ananas, ok? La frutta molto gialla e profumata, esotica, quindi ha questo sentore esotico, mascolino, legno di cedro e rinforzo di dolcezza. Fantastico. Andiamo avanti con un'icona, questa sì, guarda. Questo è forse l'unico profumo, non proprio l'unico, però ci stiamo avvicinando proprio alla mascolinità vera. Sto parlando di Bois de Portugal, di Creed. Questo sì, ragazzi, questo sì. Questo è un profumo decisamente da uomo, è un profumo che ricorda un vecchio dopo barba anni 70, la toletta degli uomini, del barbiere anni 70. È un po' come tornare indietro nel tempo, camminare davanti a un barbiere mentre sta tagliando i capelli e sta facendo la barba con il pennellone ad una persona con vestita di tutto punto, no? Come gli anni 70, con la flanella. No, con i vestiti di flanella. Questo era il profumo di Frank Sinatra. Ne abbiamo le prove. Quindi di grande eleganza, pregio, sofisticatezza. Un profumo a base di lavanda e legno di sandalo. Fantastico. Bois de Portugal di Creed. Uno statement. Andiamo avanti con un profumo di cui mi avete sentito parlare ultimamente. Sto parlando di Burning Barbershop di Diesendurga. Magari in un'altra situazione, in un altro video, vi farò proprio una selezione dei miei preferiti di Diesendurga e vi racconterò la storia di ognuno perché è fantastica. Siamo a New York nel 1891, pensate, e la barberia di Carlin Bros, mi sembra si chiamasse così, prende fuoco. Lui, arrivato lì la mattina dopo che c'erano solo macerie e tutto quanto, si va a guardare, sconcertato di quello che è successo, ma va a guardare e praticamente si è salvata. Una boccia, mezza boccia bruciata di un dopo barba con la lavanda, il lime, la vaniglia e la menta romana, no? Quindi un fougère da uomo, vecchio stile, e però sa anche di fumo, di abbrustolito, e quindi hanno riprodotto questo. Quando si spruzza si sente proprio questa nota brustolita forte insieme alla lavanda, la menta, quindi è un profumo decisamente maschio, ok? Poderosamente maschio. Era già mascolino prima, perché stiamo parlando di un profumo vecchio stampo, poi preso e affumicato, quindi è ancora più imbarbarito. Un profumo decisamente da uomini. Conserva una certa eleganza unita a una raffinatezza non da poco. Bel profumo. Diesendurga Burning Barbershop. Adesso un profumo del quale vi ho parlato un milione di volte, ma fa sempre piacere tornarci su. Sto parlando di Terroni, di Orto Parisi. Prendete il cioccolato fondente più amaro che riuscite a trovare. Prendete la terra arsa, ok? Spaccata a metà. Prendete dei rovi appiccati a fuoco. Siamo in mezzo alla campagna e ci sono questi rovi che fumano. Lì a fianco c'è una stalla, dove dentro ci sono tutte selle equine. L'odore del fieno greco che viene dato a impasto ai cavalli, è anche un po' leggero odorino di cavallo stesso. E avrete Terroni di Orto Parisi, unito a una grande dose di vetiver, ok? Vetiver, dolce e terroso insieme. Un profumo stratosferico, ma che ve lo dico a fare, lo conoscete tutti. Performance over the top e unicità alle stelle. Grande, Terroni. Adesso, Parfum de Marly, Percival. È il suo turno. Il profumo di James Bond, il profumo
anzi di Lucifer più che James Bond, perché James Bond era già un po' più classico, invece questo è un profumo di un gentleman, ok, però moderno, un gentleman, quei tipi di uomini proprio alla Lucifer, no, che scendono dalla loro supercar. Mi viene in mente proprio un gentleman che va in un casino a Las Vegas vestito con un gessato tutto grigio, bellissimo, fantastico, e anche un po' palestrato, freddo, metallico, note metalliche fortissime, completamente innaturale, ci sono note completamente di sintesi, lavanda metallizzata, ghiacciata. Questo è questo profumo, una lavanda ghiacciata, metallizzata, fantastico, durata top. E poi il profumo che ho in mano in questo momento non ve lo dico qual è, e sapete perché? Perché questo è uno, forse insieme a qualche altro profumo, certo, nella storia della profumeria, che è tra i più mascolini di tutti. Però non è il giorno oggi di parlarne, perché a brevissimo ne parlerò insieme ad un'icona di stile italiano. Quindi rimanete collegati, accendete le campanelle di questo canale, perché a breve saremo io e lui a parlarvi molto approfonditamente di questo marchio del quale mi sto innamorando perdutamente. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto se volete la versione designer di questo bel video, versione uomini, solo per uomini, mascolino style. Io tanto li ho qui, li avevo già selezionati. Voi fatemi sapere, io registro il video e noi ci vediamo al prossimo. Oggi sto un po' rincoglione. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti se è la prima volta sia su questo canale,